Ciao, benvenuto o bentornato sul mio canale. Se hai un rubinetto con la fastidiosa perdita anche da chiuso, segui questo video per sapere come risolvere il fastidioso problema. Ovviamente il metodo è valido per qualunque rubinetto con sistema a pistone azionato da manopola. Come prima cosa va ovviamente chiusa l'acqua dalla saracinesca principale e svuotato l'impianto. Riempitevi anche una bottiglia perché più avanti servirà dell'acqua. Ricordate sempre di mettere uno straccio sul bocchettone di scarico in modo da non farci finire qualcosa durante il lavoro. Si inizia con lo smontaggio rimuovendo la borchietta della manopola, alcune sono a pressione e vanno rimosse facendo leva con un giravite, in questo caso basta svitarla. Si rimuove la vite che blocca la manopola allo stelo e si sfila. Se non viene si dà qualche colpetto mentre si solleva. Si rimuove la borchia di copertura sul bidone svitandola in questo modo. Si toglie il fermo dallo stelo. A questo punto si svita il bidone dal corpo del rubinetto e si estrae. Si separa la parte mobile dal bidone in questo modo, una controllata a tutti gli o-ring in caso sostituirli. In questo caso va sostituita solo la guarnizione che apre e chiude il flusso dell'acqua. Per rimuoverla basta svitare la vite. E con un cacciavite a taglio si estrae dalla sua sede. E come si può vedere è completamente deformata e secca. Si prende la nuova e con un po' di forza si rimette nella sua posizione. I rubinetti non vanno mai stretti a morte, altrimenti la guarnizione dopo poco tempo fa la fine di questa che ho appena levato, facendo appunto trafilare acqua. Si rimette la vite di blocco e si stringe per bene finché non arriva a battuta. Si dà una ripulita al tutto. E si dà una bella lubrificata agli o-ring con del grasso speciale per rubinetteria per uso potabile. In descrizione trovate il link se siete interessati. E si reinserisce lo stelo all'interno del bidone a pressione. Ma prima di rimontare il tutto va controllata la sede della guarnizione all'interno del corpo del rubinetto, che come in questo caso presenta delle righe, e quindi deve essere rettificata. Se infatti si va a rimontare lasciando così, l'acqua trafilerebbe dai due spacchi nonostante la guarnizione sia stata cambiata. Per capire meglio come funziona il sistema di apertura e chiusura, ho sezionato una valvola e l'acqua entra nel verso della freccia, quindi passando da destra incontra il passaggio chiuso dalla guarnizione, mentre nel momento che si svita la manopola il pistone si alza e la guarnizione sollevandosi dalla sede. Permette appunto il passaggio dell'acqua dall'altra parte. Questa è la sede che va rettificata e dà uno spessore di circa 2 mm e oltre il quale ovviamente non si può scendere durante la lavorazione di rettifica. Si svita il bidone e si inserisce una fresa apposita per rettificarla.
Questo è un attacco di tipo conico che va bene per qualsiasi misura e diametro. Si avvita fino a quando si blocca sulla femmina del corpo del rubinetto. In questo caso la fresa ha libertà di muoversi su e giù. Quindi quando si ruota bisogna esercitare parecchia pressione sulla manopola, altrimenti non asporterà materiale dalla sede. Si compie qualche rotazione in questo modo. Ed il risultato da ottenere è questo, una sede perfettamente rettificata. Le frese possono anche essere cambiate a seconda della misura che serve. Si inserisce nel rubinetto e si avvita. In questo caso, dal momento che la fresa già struscia e non ha libertà di movimento verso l'alto, non serve fare molta forza, ma basta ruotare qualche giro la manopola, si controlla e si ripete fin quando le righe sulla sede non spariscono. Il risultato da ottenere è questo qui. Ovviamente, se poi i solchi sono troppo profondi e si va troppo in profondità con la lavorazione di rettifica e si superano quei 2 mm di margine a disposizione e il lavoro non va più bene e il rubinetto non è recuperabile. Si dà poi una sciacquata alla limatura prodotta dalla lavorazione. A questo punto si può rimontare tutto al suo posto. Si inserisce il vidone nel corpo del rubinetto e si stringe. Si inserisce il fermo nella sede dello stelo. Rimessa la borchia al suo posto e stretta. Si rimette la manopola, bloccandola con la vite. Si riavvita la borchietta al suo posto. Non rimane quindi che riaprire l'acqua e fare una prova per vedere se la perdita è stata eliminata. E a quanto pare sì. Ed anche per questo video è tutto. Io ti invito ad iscriverti al canale se trovi interessante quello che faccio, attivando la campanella delle notifiche su tutte per essere avvertito quando pubblicherò nuovi video, di condividerlo, di lasciare un like e un commento al video. Tutto questo per voi è gratuito e per me è di grande aiuto per la crescita del canale e la creazione di nuovi contenuti. Un saluto da Frank. Ciao e alla prossima.